Salve, oggi vi parlo di un bel libro, eccolo qua, Patrick McGrath. Eccolo qua, La lampada del diavolo. E chi conosce Patrick McGrath sa che si occupa degli aspetti più nascosti, degli aspetti più conturbanti, degli aspetti più inquietanti dell'animo umano, no? Ha fatto molti libri, è stato pubblicato abbastanza in italiano e appunto, insomma, ha sempre avuto questa caratteristica, indagare l'animo umano. Questo libro anche continua questa traduzione. Questo libro è stato definito, da un commento che ho visto, leggo perché non è mio, insinuante come un piccolo corso d'acqua tra canneti prima del mare. Mia sorella ha fatto questo commento sul libro. Bene, di che cosa parla? Qui abbiamo un signore inglese. Il romanzo è ambientato nel 1975, poi vi dirò perché. Questo signore inglese ha partecipato come volontario, dalla parte ovviamente della Repubblica, alla guerra di Spagna nel 1936. È partito volontario per difendere la Repubblica contro Franco, che poi ha conquistato la Spagna e la guerra è finita poco dopo. Durante questo periodo in Spagna ha vissuto degli episodi estremamente crudeli, violenti, ha rischiato di essere fucilato, era stato condannato a morte, poi è riuscito a tornare in Inghilterra, no? E ha lasciato su di lui, insomma, un effetto duraturo per molto tempo. Nel 1975, che cosa è successo, periodo di cui parliamo? È morto Franco, ma Franco è morto dopo un periodo nel quale aveva tutta una serie di patologie, è stata proprio una distruzione del suo corpo, addirittura si pensava che fosse già morto e l'avessero tenuto in vita perché non sapevano come gestire la successione, stiamo parlando di 40 anni di dittatura di Franco. Questo nostro il protagonista, questo inglese che vive a Londra nella sua grande casa, ha delle allucinazioni e vede Franco. Lo vede, gli compare nella camera da letto, scambia qualche parola con lui, ma più che altro si nasconde poi fra gli alberi, fa sentire la sua presenza. Non c'è un'allucinazione, un dialogo, eccetera. C'è questa situazione di così, pazzia, non lo sappiamo. La figlia del protagonista e la sorella, che sono convinti naturalmente che siamo in una situazione di degrado mentale, vogliono convincere questo signore ad andare da uno psicologo, insomma, a farsi vedere, insomma, per valutare la sua situazione. Lui stesso, da una parte, sa che è un'allucinazione, quindi che è qualcosa che non esiste, dall'altra parte, però, la tendenza a credere che quello che vede sia realmente Franco, che sa che non è morto, sa che è ancora vivo. Ecco, questo è stato anche da giovane un poeta, questo signore, questo ormai anziano, perché se pensiamo siamo nel 75, quindi lui avrà almeno 60 o più di 60 anni, e durante, diciamo, il suo racconto ogni tanto vengono fuori delle ispezioni, delle flashback della sua guerra di Spagna, quindi racconta anche che cosa ha visto, che cosa ha fatto nella guerra di Spagna. Situazioni, ripeto, estremamente difficili anche da ricordare, da sopportare, da ritrovare nella memoria. Il finale, la parte finale del libro non ve la racconto, ovviamente è una finale bello, proprio dove si vede bene l'inventiva di questo autore, però tutto il testo è giocato appunto su questo oscillare tra la forse pazzia, allucinazioni, vogliamo chiamarla demenza senile, la cognizione di questo signore di essere in questa situazione, il senso dell'autunno della propria vita, anche il giardino della casa, una casa abbastanza messa male, vecchia, anche il giardino della casa muore, a un certo punto dice ma il giardino sta morendo, insomma c'è questo senso, no, di fine.
Lui racconta ad un giornalista locale alcune storie della guerra di Spagna, e questo espediente letterario per far raccontare, diciamo, gli episodi crudeli ai quali ha assistito, e così, e basta. Insomma, questo è un libro di, si legge abbastanza bene, anzi si legge molto bene, di circa 250 pagine. Eccolo qua, McGrath. Vi consiglio, se vi piace l'autore, anche di comprarvi gli altri libri di questo autore, che sono tutti belli. Insomma. Il più famoso è Follia, che viene poi in qualche modo ripreso qua dal quarto di copertina. Lo so, Follia, ma lì lo mettono, secondo me, è come dire, un modo per ricordare questo autore. Benissimo, buona lettura a tutti e alla prossima.